La personalizzazione su scala e le esperienze one-to-one richiedono che dati, profili e contenuti facciano parte dello stesso ecosistema. Come organizzazione è necessario fare tutto una sola volta e riutilizzare in modo coerente ciò che già si possiede in-house. Questo comporta avere una base dati, un unico profilo, una definizione di segmento, una definizione di offerta, una definizione di giorni e non per ultimo un unico team che guidi l'attività di customer experience nel suo insieme, una sola volta. Per garantire che l'esperienza del cliente sia equiparabile ad una conversazione tra esseri umani, è necessario che avvenga in tempo reale e che sia omnicanale, contestuale e coerente. Quindi, per rendere tutto ciò possibile, è necessaria un'architettura scalabile e pronta per scenari futuri, al fine di realizzare le vostre ambizioni di personalizzazione. Parliamo di come l'Adobe Experience Platform, in quanto cervello per la comunicazione e l'orchestrazione, mantiene la promessa di erogare esperienze in tempo reale one-to-one, interagendo con l'ecosistema aziendale esistente. Adobe Experience Platform è costituita da due componenti principali: il Real-Time Customer Profile, che abilita in tempo reale tutti i passaggi del processo di personalizzazione, come la raccolta dati, i profili dei clienti, la segmentazione e l'attivazione, tutto in tempo reale. Mentre il Data Lake è utilizzato per l'archiviazione di tutti i dati raccolti, per le attività di analytics e di machine learning. Per garantire la raccolta dei dati e l'attivazione in tempo reale, un terzo componente risulta altrettanto importante e si tratta dell'infrastruttura Edge di Adobe. L'Edge consiste in una rete di server distribuita a livello globale che riceve i dati da canali quali siti web e applicazioni mobile. I server Edge sono un elemento chiave che garantisce una raccolta di dati ottimizzata non solo per l'Adobe Experience Platform, ma anche per tutte le soluzioni Adobe Experience Cloud. Quindi, ogni volta che un cliente interagisce con il vostro sito web o con la vostra applicazione mobile, i dati vengono raccolti utilizzando l'SDK web o l'SDK mobile. Vengono ricevuti dall'Edge e quest'ultimo risponde in pochi millisecondi con la qualifica del segmento e con offerte personalizzate, che si traducono in una personalizzazione in loco o all'interno dell'applicazione, in uno scenario di personalizzazione sulla stessa pagina o in quella successiva. I dati raccolti vengono memorizzati nel profilo cliente in tempo reale. Il profilo del cliente è composto da attributi, eventi e dall'identity graph. Al suo interno, quindi, vengono raccolte tutte le identità collegate al nostro utente, oltre che i dati provenienti da varie fonti per essere combinati tra loro e ottenere una visione olistica del cliente stesso, pronta per una personalizzazione coerente in ottica omnicanale. Parliamo di attivazione. È possibile utilizzare i dati del profilo del cliente attraverso tre meccanismi principali, ovvero utilizzando l'API del profilo, costruendo segmenti o costruendo customer journey per una comunicazione one-to-one e sempre attiva. La ricerca dei profili attraverso l'API supporta casi d'uso in cui ambienti come i call center o i terminali POS interrogano gli attributi del profilo e tutti i dati comportamentali di un cliente, aggiornati all'ultimo istante, in modo da personalizzare l'esperienza nel call center o nel terminale POS. Il flusso di attivazione basato su segmenti supporta casi d'uso in cui Adobe Target può ora recuperare l'iscrizione ai segmenti da Adobe Experience Platform attraverso l'Edge in tempo reale, in modo che quando un cliente esprime interesse per un prodotto sul sito web, Adobe Target può personalizzare l'esperienza modificando istantaneamente l'aspetto del sito, in base al segmento per il quale l'utente si è qualificato in tempo reale. Attraverso la Real-Time CDP, le audience dei segmenti possono essere inviate a canali come social, search e display. Le destinazioni tipiche di tipo people-based includono quelle come Facebook, LinkedIn, Twitter o Google, ma anche varie altre destinazioni di advertising come The Trade Desk, Yahoo e molto ancora. Lo stesso segmento può essere condiviso anche con destinazioni di email marketing come Oracle Responses e Eloqua, ma anche con Salesforce Marketing Cloud e molti altri. Sono inoltre disponibili diverse destinazioni enterprise, come i servizi AWS quali Kinesis e S3 e i servizi Azure quali EventHub e Blob Storage. Inoltre, utilizzando la destinazione API HTTP, è possibile trasmettere un segmento a qualsiasi endpoint API personalizzato in un formato standardizzato. Infine, l'SDK Destinations consente di creare una destinazione personalizzata con un modello di payload personalizzato in base ai requisiti dei propri sistemi. L'attivazione basata sui segmenti è utile e necessaria per interagire tipicamente con le destinazioni social, search e advertising, ma non è sufficiente. Bisogna altresì essere in grado di ascoltare il comportamento dei clienti in modo granulare e di rispondere ad esso immediatamente, in modo contestualizzato. È qui che entrano in gioco le esperienze one-to-one. Le esperienze one-to-one sono alimentate da Adobe Journey Optimizer, un'applicazione costruita on top dell'Adobe Experience Platform. Journey Optimizer permette di intercettare eventi come la creazione di un account, la visualizzazione di una pagina, la visualizzazione di un prodotto,
l'aggiunta al carrello, la qualificazione di un segmento e molto altro ancora, sostanzialmente per innescare l'inizio di un journey. Ogni journey è definito come una sequenza, con la possibilità di impostare tempi di attesa e di interrogare il profilo del cliente in Adobe Experience Platform in tempo reale, in qualsiasi punto del journey stesso. Oltre a interrogare il profilo cliente in tempo reale di Adobe Experience Platform, è anche possibile interrogare qualsiasi fonte di dati esterna in tempo reale. È quindi possibile interrogare sistemi decisionali esterni, endpoint di machine learning, API meteorologiche o, perché no, il sistema di magazzino del negozio in tempo reale. Tutte queste fonti dati esterne renderanno disponibili al giorno informazioni contestuali e tempestive che contribuiranno a personalizzare l'esperienza complessiva del cliente. Dall'interno di un giorno i messaggi possono essere inoltrati a qualsiasi applicazione dell'ecosistema che disponga di un API. Inoltre, attraverso Adobe Journey Optimizer è possibile intraprendere azioni inviando in modo nativo un'email, una notifica push, un SMS o un messaggio in app. Ma è anche possibile definire azioni personalizzate verso applicazioni esterne come destinazioni di mail marketing non Adobe, AWS, Microsoft e molto altro ancora. L'unico requisito per queste soluzioni è che dispongano di un API con cui Journey Optimizer possa comunicare. Quando si inviano messaggi, è necessario avere la possibilità di creare e riutilizzare i contenuti. Journey Optimizer è dotato di un ambiente IAM Assets Essentials che consente di lavorare con i contenuti. Inoltre, ai fini della personalizzazione, è possibile creare i propri modelli di messaggio con accesso completo agli attributi del profilo e ai dati del contesto dell'evento, utilizzando l'editor di messaggi What You See, What You Get nativo. Quando si parla di personalizzazione, bisogna considerare anche il concetto di offerta personalizzata. Del resto, come anticipato in precedenza, un'offerta dovrebbe essere costruita una volta e riutilizzata ovunque. Quindi, in base a tutti gli attributi del profilo disponibili e ai dati degli eventi omnichannel, il servizio offer di Adobe deciderà quale offerta presentare a quale cliente. L'offerta può essere utilizzata nei canali mail, SMS, push e in app e verso qualsiasi destinazione endpoint API. Poiché la decisione sull'offerta si basa sugli attributi del profilo e sui dati degli eventi in Adobe Experience Platform, la decisione stessa fa parte del profilo del cliente in tempo reale. Il che significa che può essere utilizzato ovunque. Canali come i call center e i terminali POS possono leggere la decisione dal profilo e veicolare l'offerta direttamente al cliente, mentre Adobe Target può riutilizzare la stessa offerta nei canali web e mobile app, grazie all'integrazione nativa con Edge. In questo modo la stessa offerta per lo stesso cliente può essere erogata in tempo reale attraverso un'esperienza sul sito web e sull'applicazione mobile. Dunque, abbiamo discusso dell'ecosistema dell'esperienza che è alimentato da Adobe Experience Platform. Questo ecosistema di esperienze deve essere strettamente integrato nell'ecosistema dei dati della vostra organizzazione. Del resto, come molti altri, anche la vostra organizzazione ha probabilmente investito in un proprio data lake. Un data lake di questo tipo è solitamente destinato ad archiviare i dati per l'eternità, ad avere una comprensione del profilo di un cliente e potenzialmente ad applicare i risultati di analisi e di machine learning a livello di profilo. I dati immagazzinati comprendono in genere dati CRM, dati transazionali, dati di prodotti di proprietà e KPI di scoring derivanti da machine learning. Questi dati sono fondamentali per le esperienze e devono diventare parte dell'ecosistema della customer experience. Per rendere possibile tutto ciò, esistono diversi modi per inserire i dati in Adobe Experience Platform. È possibile utilizzare direttamente l'API o sfruttare gli oltre 50 connettori presenti out of the box, oppure utilizzare una delle numerose soluzioni ETL che possono svolgere un ruolo intermedio per trasformare e inserire i dati nella piattaforma. L'API e i Source Connector sono solitamente utilizzati in modalità batch, ma ovviamente molte organizzazioni hanno già adottato una mentalità di streaming. Quindi, se avete investito in AWS Kinesis, Azure Event Hub, Apache Kafka o altre piattaforme di streaming, siamo a vostra disposizione. È possibile infatti collegare la pipeline di dati direttamente all'Adobe Experience Platform. Ad esempio, per Kafka abbiamo un Kafka Connect Sync Connector, mentre per AWS Kinesis e Azure Event Hub è presente un connettore di streaming nativo che trasmette i dati in tempo reale all'ecosistema Adobe. Inoltre, ora offriamo un API Edge Server Side, in modo che le aziende abbiano la possibilità di collegare il proprio sito web e l'applicazione mobile alla propria pipeline, per poi trasmettere i dati degli eventi all'Edge di Adobe Lato Server, in tempo reale. Il che consente di condividere in real time la risposta di Edge contenente informazioni sulla personalizzazione, sia per il web che per il mobile. Tutti i dati omnicanali dei clienti che vengono inseriti in Adobe Experience Platform sono archiviati come dataset nel Data Lake e modellati in base all'Experience Data Model. Quindi questi dati provenienti da qualsiasi canale vengono normalizzati in base allo stesso modello, consentendo di fatto una personalizzazione coerente ovunque.
Con tutti i dati omnichannel archiviati nella stessa piattaforma e con lo stesso modello di dati, si dispone improvvisamente di molte opzioni per ricavare insight. Nell'ambito della piattaforma, Adobe offre una serie di intelligence services basate su machine learning come Attribution AI e Customer AI. Inoltre, il Query Service fornisce uno strato SQL in cima alla piattaforma che consente di interagire con essa da qualsiasi applicazione esterna, come ad esempio ambienti di BI quali Tableau, Qlik o Power BI, ma anche attraverso strumenti a riga di comando come PSQL e si può persino utilizzare Query Service per caricare i dati nel proprio cluster Jupyter Notebooks, in modo che possano essere utilizzati per l'addestramento e lo scoring di modelli di machine learning. Infine, molte organizzazioni dispongono di team aziendali di grandi dimensioni che desiderano analizzare l'intero percorso del cliente. Se volete che i vostri team aziendali siano in gran parte indipendenti nel raggiungere informazioni preziose, Customer Journey Analytics è la soluzione giusta per voi. Questo tool offre out of the box strumenti di dashboarding facili da utilizzare, che consentono di combinare i dati omnichannel in un'unica dashboard, in modo da avere una visione del customer journey end-to-end su tutti i canali. Per concludere, ogni organizzazione ha già una sorta di big brain rappresentato dal vostro ecosistema di dati. La maggior parte delle organizzazioni, tuttavia, non dispone di una vera e propria piattaforma che funga da cervello per la comunicazione e l'orchestrazione. In realtà, per offrire esperienze future-proof, coerenti e in tempo reale, è necessario collegare il proprio big brain con un'unica piattaforma che, attraverso una voce unica, gestisca la comunicazione e l'orchestrazione in modo bidirezionale. Solo così sarete in grado di mantenere la promessa della personalizzazione omnichannel one-to-one.